Ben ritrovati. Oggi parliamo di come si tiene il calice. Il calice è un elemento fondamentale per il nostro convivio e gli storici fanno risalire la sua origine addirittura al IV secolo avanti Cristo. Il calice si divide in tre parti: il piede, lo stelo e la coppa. Ogni parte ha la sua funzione, eppure spesso si fa confusione e si vedono delle cose più strane proprio nel momento di tenere il calice. Spesso ora per l'acqua il calice viene sostituito dal tamplé, che è un bicchiere senza stelo e con la bocca larga. E se è di bella foggia e di buona qualità si può abbinare tranquillamente al calice. È l'unico bicchiere che deve rimanere in tavola fino alla fine, finché l'ospite non se n'è andato via, ed è l'unico bicchiere che può essere colorato. Infatti voi sapete che per giudicare la qualità del vino è importante anche il colore, quindi è indispensabile che il calice sia assolutamente trasparente. Innanzitutto, se siamo a tavola, per bere dobbiamo appoggiare le posate all'interno del piatto. E prima di bere, come abbiamo visto parlando del tovagliolo, dobbiamo pulirci la bocca sia prima che dopo, per evitare che un alone o un'impronta resti sul profilo del nostro bicchiere. Ma come si prende il calice in modo corretto? Il calice si prende per lo stelo, con il pollice e l'indice, tenendo la mano a distanza dalla coppa. Questo per evitare che si scaldi il vino e che il nostro profumo vada ad interferire con il bouquet aromatico del vino stesso. La maggioranza delle persone tiene invece il calice per la coppa, ottenendo con un unico gesto tre risultati disastrosi. Perdono l'eleganza, la grazia di tenere il calice, scaldano il vino e oltretutto il calice si riempie di impronte. La presa invece cosiddetta a piedi è tipica degli assaggiatori durante una degustazione e quindi lasciamolo ad appannaggio di questa categoria. Ricordiamoci inoltre di alzare il gomito mentre si beve, intendo dire di non lasciarlo appoggiato sul tavolo, ma attenzione a non alzare però il mignolo. Sul calice c'è ancora un consiglio. Il Galateo infatti suggerisce di evitare di roteare tutti i vini in continuazione, quasi fosse una pratica ipnotica. Al momento dell'assaggio, ma con molta discrezione, eventualmente si potrà portare il naso al calice. Un'attenzione verso i nostri commensali è di versare nei loro bicchieri, prima che nel nostro, acqua e vino. Attenzione però a non riempirlo fino all'orlo. Sarà compito poi dell'uomo assicurarsi che la signora non rimanga mai senza vino. Se invece qualcun altro a versare a noi, non aiutiamolo alzando il calice verso la bottiglia. L'acqua non si rifiuta mai, mentre per il vino possiamo dire no grazie senza coprire il bicchiere con la mano. Come per il pane, il Galateo sconsiglia caldamente di bere vino prima di iniziare il pasto. Per l'acqua invece non ci sono controindicazioni.